Salve, stiamo parlando della Quaresima, in particolare delle armi della Quaresima. Come possiamo vivere bene la Quaresima? Nell'ultimo video abbiamo parlato del digiuno, adesso parliamo dell'elemosina. L'elemosina, ai nostri orecchi smaliziati, sembra un po' una parolaccia, no? Una cosa vergognosa, ma ancora fai l'elemosina, bisogna aiutare socialmente. Non c'entra nulla. Per capirci, leggiamo Sant'Agostino, qualcuno che è più intelligente di noi. Dice così: elemosina è una parola greca, è vero, che significa misericordia. Poteva esserci misericordia verso di noi infelici maggiore di quella che indusse il creatore del cielo a scendere dal cielo e il creatore della terra a rivestirsi di un corpo mortale? Sta parlando di Gesù. Quella misericordia indusse il Signore del mondo a rivestirsi della natura di servo, di modo che, pur essendo pane, il Signore è il pane disceso dal cielo, pur essendo pane avesse fame, pur essendo la sazietà piena avesse sete, pur essendo la potenza divenisse debole, pur essendo la salvezza venisse ferito, pur essendo la vita potesse morire. E tutto questo per saziare la nostra fame, alleviare la nostra arsura, rafforzare la nostra debolezza, cancellare la nostra iniquità, accendere la nostra carità. Adoperiamoci dunque a fare le nostre elemosine. Che sta dicendo? La vera elemosina è quella che Dio ha fatto con tutto se stesso a noi. Altro che quattro spiccioli. Dio ha dato se stesso nel suo Figlio Gesù Cristo fino alla croce, per poterci salvare. Allora dice: fai elemosina. Questo innanzitutto è un segno di gratitudine. Allora l'elemosina cristiana dunque ha un suo principio e un suo fine. Il principio è la gratitudine a questo fatto, che il Dio del cielo si è donato. Allora l'unico modo per essere grati è donare anche noi. E ha un fine: risvegliare in noi questa misericordia, questa carità. Nasce dalla misericordia e finisce nella misericordia. Nella misericordia di Dio nasce, nella misericordia per gli uomini finisce. In mezzo ci sta la nostra conversione, perché d'accordo, il Signore ti ha salvato, metti le mani in tasca e c'hai un crampo alla mano. C'è bisogno della nostra conversione, per quello è Quaresima. Noi siamo attaccatissimi ai soldi, pure tu che stai pensando io no. In una forma o in un'altra, ci sono tante forme di avarizia, di avidità. Ci sono quelle che accumulano e quelle che spendacchiano, quelle che le usano per promuovere se stessi. I soldi sono legati al nostro io. Il mondo ci insegna che la nostra identità, il nostro valore dipende dai quattrini che hai. Homo sine pecunia e mago mortis, cioè un vecchio, l'uomo che non c'ha soldi è l'immagine della morte, è lo scarto della società, direbbe il Papa, è quello che tutti disprezzano. Allora i soldi, sai, l'elemosina è una cura a questa malattia che ci impedisce di vivere bene, l'avarizia, l'avidità, l'attaccamento al denaro. È una cura importante, soprattutto se ce lo fa scoprire quanto siamo attaccati ai soldi. Allora, come si fa l'elemosina? L'elemosina si fa seriamente, non è 50 centesimi. In Quaresima fanne una, ma falla che ti fa male, che non vorresti proprio farla. In soldi, in tempo, in beni che hai, regala qualcosa se non hai soldi, ma fai una cosa che ti fa male. Perché l'unica cosa, guarda, che conta che tu abbia, è la misericordia di Dio. È quello: più dai in elemosina e più ce l'hai. Tutto il resto è un inganno. Allora, prima regola, dai in elemosina. Per assicurarti che sia gratuita, la sinistra non sappia quello che fa la destra, dice Gesù. Cioè, attento, perché noi usiamo anche il bene che facciamo per legarci le persone, per sentirci belli, per sentirci grandi. Prova a fare una bella elemosina a un povero e quello, invece di usarla per la sua povertà, se la va tutta a bere o a giocare a gratta e vinci. Vedrai come lo giudichi. Non guardare cosa ci fa. Non è tanto importante quello. Certo, bisogna aiutare il prossimo, si auspica che lo dai a chi veramente ha bisogno, però non sempre è possibile. Il primo fine dell'elemosina è salvare il nostro cuore
dalla nostra avidità, dal nostro attaccamento alle cose che ci impedisce di amare le persone. Che il Signore ci dia di fare un po' questo esercizio in Quaresima, vale veramente la pena. Ti benedica il Signore e ti protegga.